e gas verde. Questo mi ricorda qualcuno. Sto andando sull'isola di Stryker col sospettato speciale. Chiami il detective Bullock, si occuperà lui del tutto. Sì, d'accordo, capo. Si coda Metropolis. Qui a Metropolis c'è sempre il sole. Al contrario della terra Gotham. Anche il luogo più bello ha i suoi problemi. Commissario Gordon. Salve, agente. Mi stanno aspettando. È tutto pronto? Certo. Voglio dire... Sì, signore. La ringrazio, agente. Buona giornata. A lei, signore. Molto buono. Oh! In genere preferiremmo non chiedere aiuto a uno con la sua reputazione. Però lei ha più esperienza di chiunque in queste faccende. Quindi vorrei avere un suo parere. Odio ammetterlo, ma questo è un po' fuori dalla mia portata.
Ha!
L'arresto è avvenuto durante un furto in un laboratorio. Il laboratorio di cui parlo apparteneva a un suo vecchio collega, il professor Ivo. Il professor Ivo?
In ogni caso non capisco cosa c'entri io con quel furto. Eravate entrambi coinvolti nel progetto Ameso, o sbaglio? L'androide che era in grado di rubare i poteri dei supereroi, certo. Se il sospettato avesse acquisito capacità simili, potrebbe costituire una gravissima minaccia. Può darsi che se lei decidesse di collaborare con noi, potremmo considerare l'idea di ridurre la sua condanna. Molto bene. Non nutro il benché minimo interesse per l'ennesimo super imbranato. È davvero un bel completino. Non è uno che parla molto. Commissario! Qualcuno mi ha rubato le ciambelle, l'uniforme e... Aspetta, eccole qui. Cosa? Le ciambelle! Ben arrivata, Mercy. Meglio tardi che mai. Andiamo via da qui. Ora dobbiamo fuggire, ok? Coraggio, recluta. Sei con Lex Luthor, il più grande genio criminale di sempre. Ne sei proprio sicuro? Beh, se non altro, la recluta sarà un ottimo diversivo. Di qua, tesoro. Presto saremo fuori da questo posto deprimente. Ammesso che riusciamo a superare quei laser. Tranquilla, Mercy. I comandi sono al piano superiore. Vediamo di trovare un modo per raggiungerli. Che abbiamo compagnia. Non tollero le interruzioni. Ricordiamogli con chi hanno a che fare. Non sarà un problema per qualcuno geniale come me.
occuperò senza alcun problema. Grandi tornato. Non gridare, Grandi. Sei così chiassoso che sveglieresti anche i morti. Oh, senza offesa. Ah, i miei vecchi colleghi criminali. Che bello riavervi con noi, Cheetah, Grandi. Spero davvero che tu voglia farci uscire da qui, Luthor. Chi hai portato con te? Nuovo amico per Grandi? Non vorrei rovinare questo bel momento, ma non dovremmo andarcene. Giusta osservazione, tesoro. Per farlo, però, dobbiamo prima attivare l'ascensore. Me ne occuperò io se nessuno di voi ha obiezioni. Ecco fatto. Andiamo. Un momento, ma non dovevamo fuggire dalla prigione. Qui stiamo andando nella direzione opposta. Sì, anche Grandi sa questo. Un po' di pazienza. Molto presto capirete. La nostra fermata. E ora dove siamo? La camera di contenimento. Quello è il nostro... Purtroppo, ora non ho tempo per imparare. Yeah.
nuova amica di Grandi? Il fulmine, la recluta l'ha assorbito. Ma come femmine è possibile? Ha acquisito i superpoteri, proprio come il progetto Amiso del professor Aivo. Vediamo se queste nuove abilità possono tornarci utili. Altre misure di sicurezza. Che cosa c'è là dentro, Luthor? Non mi piace restare all'oscuro di tutto. Smettila di lamentarti, Cheetah. Tra poco lo vedrai. Ok, il primo è andato. Ne resta ancora uno e poi è fatta. Grandi vuole sapere cosa c'è dentro. Ottimo lavoro. Ben fatto, gente. Ok, forse ora otterremo delle risposte. Sta fermo dove sei, Luthor. Ah, Superman.
Un lupetto troppo cresciuto è scappato dal campo scout, eh? Invece un lavapiatti calvo è scappato via dalla cucina del penitenziario. Adesso io affetto le verdure. Meglio per te. Ora torna nella tua cella. Puoi anche scordartelo, Superman. Adesso tu conosca già... Metallo! È troppo instabile per poter uscire dalla sua cella. Instabile per te, forse. Il nucleo di Kryptonite non ha effetto su di me. Libertà! Bene, adesso andiamocene da qui. Mm-hmm. Tu non te ne andrai da nessuna parte. E tu pensi davvero di potermi fermare? No, ma noi possiamo. Boia! Ehi, piano, ragazzacci. Sta fuori, il verde è mio. Dov'è finito Batman? Si doveva occupare di un'emergenza. Qui è Harley Quinn, che documenta un altro spassosissimo crimine da manuale. Ed ecco il protagonista assoluto, lui, Joker! Dov'è? Abbiamo appena sgraffignato dei bellissimi giocattolini forniti dalla Wayne Tech. Io e il capo andiamo davvero pazzi per le rapine. Ci piace derubare chiunque sia troppo onesto per darsi al crimine. No, no, qui non c'è! Qui non c'è! Dai, pasticcino, fa una battuta per i nostri spettatori. Non adesso, zuccherino, ho da fare. Ecco, tieni, prendi. Bello, qualunque cosa sia. Sei in trappola, Joker. Polpettina, saliamo sull'elicottero? Tranquilla, non riuscirà mai a prenderci dall'assù. Due in un colpo. Niente. Fa un bel sorriso, Batman. Il tempo vola a differenza di Batman. Pasticcino, decisamente troppo in alto. Come faremo ad arrivarci? Ah, ma è semplice, tesoro. Andiamo su tenendo la testa giù e saliamo in alto mantenendo un basso profilo. Stai dicendo che dovremmo cercare delle scale o qualcosa del genere? Sì. Ok, andiamo, zuccherino. Lasciate, faccio io! Tutto questo trambusto per me? Sono commosso! Lasciate fare a Harley. Un attimo, fate sul serio? Vi siete bevuti il cervello? Oh, guarda, alcuni nostri vecchi amici affrontano la Justice League. Forza, ragazzi! Faccio il tifo per voi! Non dovremmo aiutarvi? Per rovinare questa serata magica? Non esiste. Lasciamo che se la sbrighino da soli. Ah!
cavalierino. Sei pronta? Pronta, tesoro! Vai! Non possono avere un po' di privacy da queste parti? Se credi che non sia all'altezza di questo genere di cose, beh, hai ragione, ma non è che la cosa mi renda felice. Dai, ci siamo, Harley, andiamo! Era ora! Questo posto somiglia sempre di più a un manicomio! Con quei buffoni! Non hanno tempo per fermarci, è vero, tesorino? Siete malvagi, malviventi, malintenzionati! Eh? E tu chi sei? Io sono Ultraman e loro i miei amici. Il sindacato della giustizia. Owlman, Superwoman, Grid, Johnny Quick, Power Ring e Re del Male. Per me quei tizi hanno un'aria anche troppo familiare. Noi vogliamo aiutarvi.